Più di 2500 anni fa, nacque in India una grande corrente religiosa che si sarebbe estesa e avrebbe dominato tutta l'Asia per millenni. L'isola dei leoni, Sri Lanka, posata come una perla sulla punta del continente asiatico, è stata tra le prime ad essere investita da questa potente ondata. Per lo straniero, questo universo è simbolizzato da una parola, buddismo. Ma al di là delle parole, questa fede ardente quale realtà riveste in Asia? Religione? Modo di vivere? Filosofia? Una mescolanza di tutte e tre. Molto tempo fa, circa 2500 anni, nasceva nel nord dell'India Gotama, che più tardi fu chiamato il Buddha. Per tutta la vita insegnò una nuova dottrina che i suoi discepoli raccolsero alla sua morte. Lo Sri Lanka fu ben presto conquistato dalla nuova filosofia, tanto che lo stesso Buddha soggiornò 3 volte nell'isola. Più tardi, in onore del suo passaggio, furono costruiti numerosi templi e a sua gloria furono elevate statue e stupa. I fedeli vengono in questi santuari carichi di offerte, ghirlande di fiori, cibi o denaro. E il Buddha, lontano spirito disincarnato, assiste a questo fervore. I fedeli pregano, cantano inni di elogio o mormorano formule rituali. Ma il Buddha vivente approverebbe questa idolatria. Oggi il buddismo riveste le forme di una devozione religiosa. Tuttavia la sua fondazione riguardava soprattutto la sfera dell'uomo e la sua vita interiore. Cos'è il buddismo? A questa domanda, degli uomini in solitudine tentano di dare una risposta. A Kurnegala, nella zona montuosa interna dello Sri Lanka, nel cuore della giungla, vi sono alcune grotte e un'enorme roccia. Là si nasconde un monastero dove vive, separata dal mondo, una piccola comunità di bonzi. Quando si rivolgeva ai suoi discepoli, il maestro si esprimeva così. Ecco, monaci, la santa verità sul dolore. La nascita è dolore, la malattia, la morte sono dolore. O monaci, qual è l'origine di questo dolore? È la sete di piaceri, la sete d'esistenza, il desiderio. Poi il maestro spiegava come sopprimere il dolore. Si deve rinunciare all'invidia, alla fame di ogni cosa, rinunciare a sé e al mondo. Durante le lunghe ore di meditazione, il buddista si avvicina alla liberazione, staccandosi dal mondo illusorio dei piaceri fuggevoli e delle pene. Si apre così la strada che conduce alla pace interiore e al nirvana. Il nirvana non è né il cielo né la terra, ma un traguardo luminoso, il riposo assoluto, la beatitudine.
Instancabilmente, da secoli, i bonzi tentano di percorrere di nuovo la strada che condusse il Buddha al Nirvana. Ciascuno è accompagnato da un paio di giovani discepoli ai quali trasmette il suo sapere per guidarli nella vita monastica. Nel III secolo avanti Cristo, il monaco Mihinda introdusse il buddismo nello Sri Lanka, ma fu il grande concilio di Matal che stabilì definitivamente per iscritto la tradizione, fino ad allora orale. La lingua sacra fu il Pali e l'alfabeto quello dello Sri Lanka. Oggi, come 2000 anni fa, i testi immutati sono sempre incisi con lo stilo su lunghe foglie di latania. Lo scriba riproduce le sacre parole, modello immutabile, parole eterne. Quando la foglia è completamente incisa, viene coperta d'inchiostro. Così appaiono e diventano leggibili solamente le lettere scavate. Poi, una ad una, le foglie sono legate da una serie di cordicelle per ricavarne un libro, una raccolta di sapiente poesia che arricchirà la biblioteca del monastero. Per i 12 bonzi della comunità, i giorni scorrono tranquillamente, nel rispetto delle più antiche tradizioni. Ogni monaco ha scelto questo ritiro nel cuore della foresta per cercare la calma propizia alla perfetta meditazione. Ma questa scelta non ha nulla di egoista. Il monaco ha anche la missione di aiutare i suoi fratelli laici a scoprire il proprio cammino personale. Dalle vicine risaie, i contadini vengono a chiedere consigli sulle regole di vita che siano in accordo con la parola di Buddha. Tu che hai scelto di seguire l'insegnamento del maestro, astieniti dal togliere la vita, astieniti dal rubare, astieniti dal mentire. Alle persone di campagna, come ai cittadini delusi dal mondo, i monaci hanno potuto offrire per secoli una spiegazione coerente dei destini dell'uomo, del suo posto sulla terra, il senso della sua vita e i modi per ottenere una vita migliore. In processione, ogni mattina, i monaci accompagnati dai fedeli e dai laici vanno alla grotta recando fiori, riso o frutta. Il primo sermone contiene l'essenziale della dottrina. Buddha non è un sapiente che può prendere su di sé tutti i peccati del mondo. Vuole essere soltanto una guida e mostrarci il cammino da percorrere. Afferma che nessun Dio può portare alla salvezza. Solo la religione invita l'uomo ad avere fiducia in se stesso per guidarsi e formarsi da solo.
Così come l'acqua di mare non ha altro sapore che quello del sale, l'insegnamento di Buddha non ha altro sapore che quello della libertà, dell'infelicità e del dolore. L'ex ministro dell'educazione nazionale indiano ha così concluso uno dei suoi discorsi. Come insegnava Buddha, il più grande educatore di tutti i tempi, l'educazione deve condurre alla virtù piuttosto che al progresso scientifico e ai viaggi sulla Luna. I principi praticati da Buddha dilagarono in tutta l'India, subito assimilati dalle masse, per la loro semplicità. Essi sono non uccidere, non rubare, non abbandonarsi alla lussuria, non mentire o ingannare il prossimo, non fare uso di sostanze inebrianti. Buddha, dopo aver condotto una vita piena di agi, a 29 anni lasciò il suo ricco palazzo per andare errante alla ricerca dell'illuminazione. Dopo un lungo periodo di rigidissima ascesi, nel corso del quale si nutre solo di un chicco di riso o di sesamo al giorno, si rende conto dell'inutilità di tali privazioni per arrivare alla saggezza. Decide perciò di passare a un compromesso con la meditazione senza eccessive mortificazioni della carne. All'inizio di una veglia notturna, Buddha rifletté su come le cose hanno cominciato a esistere e su come si sono dissolte. Nel mezzo della notte ricordò le sue vite precedenti. Poi, un'ora prima dell'alba, il suo sguardo cadde sulla stella del mattino e ciò provocò in lui la grande illuminazione. Finalmente Buddha conobbe la verità di tutta l'esistenza. Aveva rotto la spirale senza fine della vita e della rinascita. Alcune errate interpretazioni dei principi da lui espressi portarono a delle divergenze fra i suoi seguaci. Solo nel 500 d.C. si stabilirono tre correnti ufficiali: il Theravada, propugnato dagli ortodossi, il grande veicolo, praticato in Asia settentrionale, e infine la via dei Tantra, criticata dallo stesso Buddha perché si discostava dai suoi principi. La dottrina buddista subì un nuovo corso in Tibet nel 747 d.C. e nel 1073 fu fondata la setta Sakyapa, detta dei berretti rossi. Nel 1407 viene fondata in Tibet la setta dei berretti gialli. Il Dalai Lama, capo dei monaci, diviene sovrano del Tibet a Lhasa. E solo nel 1959, con l'invasione del Tibet da parte dei cinesi, il lamaismo tibetano si rifugerà in India. Dopo la fuga da Lhasa, nel corso della quale perirono centinaia di migliaia di tibetani, il lamaismo prende a rifiorire in India. Nonostante le grandi difficoltà economiche, vengono costruiti nuovi monasteri. Quello di Buddha Bhutsi sorge nella valle dove, si dice, nacque Buddha. Milioni di tibetani hanno trovato in India una nuova patria. La fede buddista sta richiamando attorno ai monasteri folle di credenti che partecipano alle suggestive cerimonie rituali. Il Dalai Lama, sospinto dalla solidarietà mondiale, trova i mezzi per rinvigorire il buddismo lamaista non solo in India. Dal nord dell'India, poco distante dalle falde del Nanda Devi, il Dalai Lama trasferisce la sede del buddismo tibetano a Karnataka, nel sud del paese. Vengono costruiti i grandi monasteri di Graipong e di Gandon, che ospitano 1000 monaci ciascuno.
Una conferenza del Dalai Lama richiama i monaci dei vari monasteri. Dopo l'invasione del Tibet, sono confluiti anche nel Nepal numerosi tibetani che trovano lavoro e benevola accoglienza dalla popolazione di religione buddista. Nel Sikkim, piccolo stato ora associato all'Unione Indiana, ha sede l'Istituto di Tibetologia, dove sono raccolti antichi manoscritti salvati dai monaci in fuga, che per il loro interesse richiamano studiosi da ogni parte del mondo. Così come in Tibet e in Nepal, anche in Sikkim il buddismo fu religione di Stato. Thailandia, i templi di Bangkok. Il buddismo dilagò dall'India alle valli dell'Himalaya e sostituendosi al vecchio brahmanesimo in Indocina, Malesia, Cina, Giappone, coinvolgendo tutta l'Asia centrale e orientale. In misura più limitata si è diffuso in America. Attualmente anche il vecchio continente ha registrato un fiorire di centri buddisti. Il Bhutan, chiuso fra Cina, India e Sikkim, nel cuore dell'Himalaya e legato da un trattato d'amicizia all'Unione Indiana, può essere citato come simbolo di paese strettamente buddista. In questo monastero, nella valle Punaka, si sta celebrando l'anniversario della nascita del guru che lo fece erigere. L'accensione di questi lumini in onore di Buddha è una delle offerte rituali che comprendono anche cibo, acqua, profumo e musica. L'offerta di tè ai monaci è elemento essenziale di tutte le cerimonie. I monaci, che vivono isolati dalla popolazione, una volta alla settimana si recano al fiume per lavarsi nelle sue fredde acque. La cerimonia del lavaggio è molto importante, in quanto i buddhisti debbono rispettare ogni forma di vita, compresa quella microscopica che vive sull'epidermide umana. E mentre si bagnano, pregano per gli esseri che potrebbero distruggere. Per i novizi, buona parte della giornata è dedicata allo studio. I più giovani iniziano con l'imparare l'alfabeto, gli altri la dottrina buddista su testi sacri. Quando il novizio ha imparato a memoria una pagina di testo, viene interrogato. Sono necessari 10 anni di studi prima che un novizio possa essere ordinato monaco e altri 25 di meditazione per ottenere la qualifica di lama. Nel buddismo tibetano, le preghiere possono essere sostituite da cilindri metallici o di legno sui quali sono riportati brani delle scritture. Un'altra forma di preghiera è costituita dall'esposizione di bandiere in località sacre. La vita monastica è molto ordinata. Ogni attività ha un tempo e un luogo prefissato. I monaci mangiano 2 volte al giorno in modo molto frugale, accontentandosi di un pugno di riso. Secondo la tradizione, quando Buddha era in vita, salvò un villaggio da un demone offrendogli del cibo. Ad ogni pasto, i monaci rievocano l'episodio.
Queste maschere hanno più di due secoli. Quando i monaci le indossano, non sono più uomini, ma dei. Ogni danza è una cerimonia che si svolge in un giorno determinato. Eseguirla in qualsiasi altro momento sarebbe impensabile. Questa è la danza della furia, allo scopo di dimostrare ai fedeli come il male soccomba alla forza del bene. Tutti i movimenti sono il risultato di attenta e meticolosa preparazione. Per questa cerimonia particolare, il monaco più anziano del monastero fa una delle sue rare apparizioni in pubblico. Il buddismo è una religione molto soggettiva. Secondo le sue dottrine, ogni uomo deve seguire il proprio percorso verso la salvezza. Alcuni monaci trascorrono molti anni in meditazione e solitudine. È la loro via per la ricerca della perfezione, la conoscenza di se stessi, per liberarsi dalla schiavitù della sofferenza umana. Ma anche qui, il mormorio della preghiera e la musica rompono il silenzio. Questo anziano lama ha vissuto in solitudine, ma è tornato al monastero per diffondere la sua conoscenza e la sua saggezza, raccolte in 50 anni di vita monastica. A lui, come a tutti i buddhisti, la morte non fa paura. L'uomo il cui corpo sta per essere cremato era un contadino. Nessuno ha dubbi sul fatto che abbia avuto molte vite e che altre ne vivrà in futuro. Si reincarnerà in un animale o in un uomo o in un monaco, a seconda di come si è comportato nella vita appena trascorsa. Ma l'obiettivo supremo resta la fine delle incarnazioni e l'unione con Dio. E ancora una volta, il vento carpisce i versi sacri alle bandiere per diffondere nel mondo la dottrina di Buddha.